Buongiorno ragazzi, stamani ci svegliamo così, con una bellissima alba sul ponte del 25 aprile di Lisbona. Non ci sono parole per descrivere questo spettacolo della natura. Un'alba in un luogo così suggestivo, così bello. Non ci sono veramente parole. Abbiamo passato una notte abbastanza tranquilla, nonostante fossimo praticamente in piena città, lungo una strada trafficatissima, perché sono 12 corsie, ci sono due autostrade affiancate, con la ferrovia nel mezzo, però abbiamo dormito benissimo. C'è stato pochissimo rumore, quasi non ce ne siamo accorti per niente. Qui ci sono già c'è un'installazione natalizia perché tutta illuminata. E il sole che sorge dietro al ponte, accanto al Cristo Re. Una giornata veramente splendida, non c'è una nuvola, giornata limpidissima, ma stamani ci spostiamo perché vogliamo andare un po' verso l'interno e poi vogliamo cercare anche delle aree di sosta possibilmente gratuite dove poter scaricare le acque nere e anche fare un po' di carica dell'acqua e poi trovare dei bagni, delle docce, insomma abbiamo bisogno di darci una sistematina. Salutiamo questo posto fantastico, guardate qua, davvero senza parole. E quindi ragazzuoli, che si fa? Quindi si riparte. Si abbandona a Lisbona. Sì, si abbandona a Lisbona e si va verso nuovi orizzonti, nuove avventure, nuovi orizzonti. Diciamo con questa luce dell'alba e questo solicino che ci inizia a scaldare. Che poi l'alba, insomma, sono le 8, non è che è proprio l'albissima. Sì, diciamo. Sì, però insomma. Però magari anche un po' alba, per noi un po' alba è. Noi siamo più per i tramonti che per sì, l'alba. Sì, è vero. Proprio fisiologicamente parlando, ecco. Eh sì. Venite con noi, mi raccomando. Guarda che spettacolo il ponte adesso. Spazio. Tutto di vetro, guarda là. Bella sta piazza. 12 gradi segna. E sono le 8:20 di mattina. E dovrebbe essere su questa strada. Tra 700 metri c'è, spero, un parcheggio e poi a sinistra sono a mezzo. Sembra da una falsa pari qui. Eccoci qua, siamo di nuovo in cammino, abbiamo lasciato la città di Lisbona e ci siamo spostati nell'entroterra nel Portogallo per un centinaio e più di chilometri. Stiamo andando a scoprire qualcosa che non potete nemmeno immaginare. Quindi
trattenete il fiato e il respiro, perché non lo sappiamo nemmeno noi cosa ci aspetta in realtà. No, in realtà no, però percorriamo questo sentiero. Lo scopriremo solo vivendo. Perché il camper non ci arriva qua, è un po' rovinata la strada. Vedete, sono sassi. E poi non so se possiamo fare manovra, quindi l'abbiamo lasciato lì alla curva. Esatto. Se poi poteva girare, fa bene anche fare un po' di cammino. Sì. Eccoci. Allora, siamo arrivati e ora vi mostriamo dove siamo. Ta-da! Wow. Come vedete, non esiste solo Stonehenge, ma esiste anche questo complesso megalitico. Come si chiamano? Monolitico. Megalitico. Questo complesso monolitico, ma questo è piccolino, eh? In realtà noi stavamo andando da un'altra parte, poi è sbucato fuori un cartello pubblicitario che ci indicava it's moving this much in 10 minutes, so maybe in 10 minutes. 10 minutes, but the sun may be at its peak 12:20 or something. I will check later on. Okay. So but I think yes, it's working. The clock is working. Wow. Okay, yeah, beautiful. Where are we from? We're from Italy. Italy. Mm-hmm. And you? Sweden. Ah, wow. Sweden. Ah. Yeah. But there is another place more biggest than Here. Yeah, you have the Almendres. Cromlech. Mm-hmm. Before Évora. Before Évora, yes. Mm-hmm. Lots of things around Évora. Sleep here tonight? Yeah. Ah, yeah. Quiet and... yeah, very quiet. And yesterday I saw the farmer, there were like hundreds of goats out here. And he had a dog, and he just... the dog all up here and just... Company for you. Yeah, it was good entertainment. This is a beautiful place to see the stars. Oh, yeah. Tonight. Yeah. So it's going to be clear tonight? It's clear, cool. Yes. Mm. Yeah, I hope so, because you see that rock over there that's curved? Allora, la cosa bella è che è mezzogiorno e ci sono, con la luce del sole, tutte queste pietre allineate e proiettano l'una all'ombra sull'altra, e qui c'hanno proprio dei segni del passato che sono stati incisi sulla roccia, e si sposta via via anche con l'allineamento dei pianeti, quindi molto bello ed interessante. E abbiamo conosciuto un signore qui. What's your name? Ulf. The Cromlech. Wow, where? That's near Évora. So it could be perfect lineup. Perché è il 21. È il 21st of December. Yeah. It's the day. Yeah, it's right. Today is 21st. Today is 11. Today 11. Yeah. Vacation. When we are in vacation. I miss the days. No days. We travel alone? I travel alone. Ah. And I'm going to be here for maybe 4 months. E quest'ombra è esattamente quella delle 12:24, come si può vedere anche nel computer su Stellarium. Stellarium? Sì, Stellarium, eh? Yeah, yes. Sì. It's still working. The clock is still working. After years and years. This is a perfect... rains and storm. Everything. Ah, oh, it's excellent. And I think without battery. Yeah, without battery. And there are some lines in here as well, so I think the shadow should line up. This is better than a Rolex. Yeah. It's not virtual reality. This is actual reality. Reality. Wow. So something. Sono tutte le tutti gli allineamenti. Vieri. Queste linee. Guarda, qui c'è poi una. Sono state messe apposta. E questa, un'altra. E infatti siamo a 10 giorni dal solstizio d'inverno, giusto? Sì. Il 21 di dicembre. Oggi è l'11 dicembre e c'è un perfetto allineamento. Perfetto. Planetario, di pietre, di sole, di tutto. Grazie. Sì. E tra 2 settimane quell'ombra lì
andrà esattamente sulla roccia, a toccare la roccia. Sì. Esattamente alle 12 a mezzogiorno, giusto? 2 feet, 2 weeks. 2 feet, feet in 2 weeks. 2 feet in 2 weeks. New sponsor. 2 feet in 2 weeks. Yeah, so next week I come over here and yeah. Che meraviglia! Che spettacolo, ragazzi! Il bello di viaggiare è anche incontrare persone come questo ragazzo che abbiamo, insomma, questo svedese, sì. Viaggia da solo. Quattro mesi che è in giro. È appassionato di stelle e quindi niente, abbiamo lasciato il contatto, insomma, gli manderemo il video che abbiamo girato. Ma poi la cosa bella è che siamo capitati proprio nel momento esatto in cui c'è stato l'allineamento dei massi con la luce del sole. Lui aveva il portatile con lo Stellarium, l'applicazione, sì. E quindi ci ha fatto proprio vedere in diretta l'allineamento e anche il calcolo delle 2 settimane che mancheranno per il solstizio invernale. Lo spazio, diciamo, che l'ombra deve raggiungere la roccia, quella più piccola, poi si vedrà bene, si capirà dal video. Sì. Noi infatti avevamo messo sulla mappa il complesso monolitico, quello riportato da tutte le guide, ma abbiamo scoperto che ce ne sono in realtà molti altri, sì, anche minori, disseminati in tutti ovunque. I campi. Abbiamo visto un cartello, l'abbiamo preso e abbiamo incontrato questo ragazzo svedese. Per caso, sì. Se noi avessimo tirato dritto non l'avremmo mai incontrato. Davvero. Il bello è anche questa cosa qui di... Sì. Ha detto che lui ha dormito qua. Di prendere le cose come vengono. È stato molto silenzioso, rilassante, in mezzo alla natura. Ieri pascolavano le pecore con i contadini. Ha detto che è una pace e una natura eccezionale. Bisogna rivalutare la natura, ragazzi. Sì. Non c'è niente da fare. Siamo passati dal caos di Lisbona sì, al silenzio della natura, bellissimo. La natura vince su tutto, comunque sempre. Ed è uscito anche il sole, una giornata splendida. Sì. Ci spostiamo su quest'altra strada e vediamo di raggiungere quest'altro complesso monolitico. Vai, facciamo questo sentiero e andiamo alla scoperta di questo monolite, che dovrebbe essere alto ben 4 metri. Non è molto pratico questo sentierino. Eccolo laggiù. Ora lo andiamo a scoprire. Ed ecco questo grande monolite. Menhir, che è alto ben 4 metri, peccato lì dietro ci siano quei silos, non so che roba siano, che rovinano un po' il paesaggio, però guardate qua come svetta in mezzo alla natura. Pensate che queste pietre hanno la bellezza di 5-6 mila anni,
Ora andremo a trovare poi il complesso monolitico più grande, più avanti, che è a 1 chilometro da qui, che è addirittura più antico di Stonehenge. Stonehenge, dove siamo stati 2 anni fa, magari vi metto il video qui sopra in descrizione. Eh sì, già. E che dire, posto bellissimo. Ora andiamo a vedere quest'altro luogo. Ed eccoci alla Stonehenge del Portogallo. Vedete davanti a noi tutti questi massi belli, disposti in cerchio. È grande, bellissimi, eh? È grosso, eh? Questo è bello grande, sì. Poi guarda che panorama. C'hanno un bel panorama, sì, sì. Tanta roba, eh. Qui ragazzi siamo al sito neolitico di Cronlech, esattamente è il Cronlech di Almendres, che è un sito monolitico dell'era neolitica. Queste pietre, pensate, hanno dai 5 ai 6.000 anni e sono state scoperte anche di recente. Sembra incredibile, solamente nel 1966 è stato scoperto questo sito neolitico, che richiama molto il sito di Stonehenge, e qui intorno, come abbiamo scoperto, ce ne sono molti altri minori, più piccoli, ma questo è quello principale, che è il più grande di tutta la penisola iberica. Molte di queste pietre riportano anche delle incisioni che non sono facili da vedere e da scoprire, però guardate che bellezza. E qui siamo praticamente a 13 km dalla cittadina di Évora, che è una città molto bella anche del Portogallo, che abbiamo intenzione di visitare, verso la quale più tardi ci sposteremo. Guardate che giornata che è venuta fuori,
Siamo all'11 dicembre, si sta a magliette e maniche corte, tra 10 giorni è il solstizio d'inverno e come abbiamo scoperto dal nostro amico che abbiamo conosciuto prima, qui probabilmente non è escluso che ci sarà un po' di folla di appassionati. Pensate come deve essere bello osservare le stelle da questo luogo, un luogo veramente suggestivo. Poi c'è una pace in mezzo a questi campi, a questo bosco, veramente uno spettacolo che vi consiglio vivamente, se capitate in zona, di venire a visitare. E dopo aver goduto di questa meraviglia, siccome è l'ora di pranzo inoltrata, ecco, diciamocelo, ci siamo portati anche il telo da picnic con un po' di roba da mangiare e mangiamo davanti a questo splendore. Infatti qui dice anche che c'è aree picnic che è attrezzato, che si può stare qui a mangiare e godere questo paesaggio. Noi non ce la facciamo scappare. Eh sì, poi guarda che luce che c'è, che luz. Una giornata splendida. Bene ragazzi, ci siamo spostati, siamo arrivati a Deborah e abbiamo raggiunto questo parcheggio che è un'area camper gratuita, ebbene sì, gratuita, con carico e scarico dell'acqua. Una bella area dove passeremo questa notte. Ora scarichiamo tutte le acque che eravamo praticamente al limite e quindi facciamo un po' di pulizia, buttiamo la spazzatura. Qui sotto abbiamo questa tanica che è praticamente piena, un paio di guanti e ci mettiamo al lavoro. Bene, ci siamo parcheggiati, abbiamo messo i cunei e siamo perfettamente livellati. Guardate che giornata, che parcheggio abbiamo trovato. Perfetto, abbiamo sistemato tutto, cune, gli oscuranti, la batteria è al top, 100% di carica e quindi possiamo andare a fare una passeggiata. E lasciamo qui il nostro van. Anche un tipico ristorante medievale in questo paesino medievale, ma che luce che c'è, che luce! C'è una luce dietro allucinante. Ed eccoci nel centro, dove una bella salitina. Thank you.
Abbiamo trovato un sacco di sugherete, vero? E infatti il sughero. Come si chiamano sughereti? Sughereti, non so come si chiamano. Comunque gli alberi del sughero che si trova da tutte le parti. Momentos ever. Life is too short to eat chips every day. We serve our food with vegetables. Momentos ever. Servimos los nuestros platos con legumes. Qui c'è l'antico tempio romano. Che bello questa cittadina, che bella, eh? E che bella luce, che bel tramonto. Davvero, poi ricca di storia. Oggi è una giornata immersi nella storia. Siamo passati dal neolitico. Sì, dei monoliti. Monoliti da 5-6 anni fa, ai tempi romani. Sì, davvero, qui anche Evora è molto bella, interessante, merita senz'altro una visita. E noi la stiamo visitando. Guardate qua che vicoletti che ci sono in questa cittadina. E hanno lasciato intatta la pavimentazione. Sì, sì. Non so se si vede, proprio i vecchi sassi. Ci passano le auto e non è rifatta per nessun motivo. Qui bisogna stare attenti a non slogarsi una caviglia. Le persone anziane qui, cioè i bimbi che ci corrono. Avete visto che bella chiesa, ragazzi? Inaspettata poi. Inaspettata, dietro l'angolo è sbucato fuori sto presepe. Una chiesa bellissima, spettacolare.